tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Dopo la forte mareggiata che ha distrutto il litorale è iniziata la conta dei danni. A dare manforte ai bagnini sono arrivati persino i clienti. Perché è una roba troppo grossa, non è mai capitata una roba così. 40.000 persone, una distesa di prendigetto e tribuni in festa per la seconda domenica del Carnevale di Fano. L'Alma Juventus Fano vince il derbissimo contro la San Benedettese e resta al secondo posto da sola. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, ora si fa la conta dei danni. E noi questa mattina siamo andati in alcune delle abitazioni più colpite in zona Sassonia, dove i residenti lavorano giorno e notte per cercare di salvare le cose di una vita. Tutto imbevuto d'acqua, capisce che è un lavoro, per me è una spesa che non, io non lo so come faremo. E poi se ne vengo fuori, perché tanto bene, non sto, perché è una roba troppo grossa, non è mai capitata una roba così. A me mi fa rabbia che se certe cose dipendono, dici, capita, no? Ma dipendono da proprio la noncuranza, la trascuratezza delle persone, questa è una cosa che fa troppo male. Esondazioni di corsi d'acqua, allagamenti in aree urbane ed extraurbane, frane, smottamenti e interruzioni stradali. È questa la situazione che si è presentata venerdì mattina in molte zone della provincia di Pesaro e Urbino ed ora sono tante le famiglie e gli imprenditori costretti a fare conti con i danni subiti. Mobili, vestiti, auto, biciclette, gran parte dell'arredamento, degli oggetti, dei documenti è finito sott'acqua in queste abitazioni di via degli Schiavoni a Fano e i residenti in questi giorni non hanno mai smesso di pulire, sistemare e salvare tutto il possibile. C'è chi piange, chi è arrabbiato, chi disperato e chi non avrebbe mai creduto di dover fronteggiare una situazione come questa. Sono 20 anni che andiamo avanti queste scogliere. Io non la posso mica spostare la casa da qua, anche perché molti dicono, ma perché la casa, io mi ricordo, un assessore, non faccio nomi, ha detto, ma perché la casa, lei dove ce l'ha la casa? Io ce l'ho dove ho potuto farla, perché la terra ce l'avevo lei, a lei non interessa dove ce l'ho, ma quando l'ho fatta l'acqua non c'era. Solo che adesso mi trovo con addosso un cadavere, perché io non posso andare avanti tutta la vita a vivere questa vita qui. Io, glielo dico sinceramente, questa storia, a me questa qui delle scogliere, mi ha sempre impressionato, ma in questo momento io sono sicura, quasi sicura, che questa cosa a me mi stronca, a me mi fa ammalare. Dopo voglio vedere cosa fanno, perché quando uno perde la salute non è una porta, non è, ha capito, a me è una cosa che proprio, io stamattina sto malissimo, perché più vado a vedere e più sto male. E adesso niente, cerchiamo di rimettere in sesto la casa, di tenere aperti, di asciugare, accendere il fuoco, poi anche la caldaia, riscaldamento niente perché è andata sott'acqua anche il bruciatore, e quindi adesso sta lavorando il tecnico per metterla a posto. Certo. Invece l'energia elettrica, siete a posto, funziona? No, sì, è stata una cosa buona. In che condizioni è la sua abitazione? È ridotta macerie, dentro abbiamo buttato via tutto. Spero anche l'ASET ci faccia, ci chiuda un occhio. Certo. È riuscito a salvare il salvabile? Niente, sotto niente. Niente, televisione, mobili, lavapanni, lavastoviglie. Tu buttati a frigo, il freezer del congelatore grosso, è a macello. Automobili finite completamente sott'acqua, bagno e cucina che non sono più utilizzabili, ma almeno tanta solidarietà è arrivata da amici e parenti che questa mattina si sono recati nell'abitazione per dare una mano. Speriamo che l'ASET là davanti ce la tolga presto, cioè quando possono anche loro, però gli chiediamo scusa fin da adesso. Protezione civile, vigili del fuoco e tecnici del comune stanno continuando ad intervenire nelle zone più critiche e c'è chi si sente di ringraziarli per il lavoro svolto. Anche la protezione civile, guarda, sono stati d'aiuto molto. Anche i pompieri sono stati qua? Sì, ma un sacco di volte.
Molte, molte volte sono venuti. Vi hanno aiutati? Sì, sì, perché l'acqua cresceva continuamente. Che l'amministrazione si facesse sentire, si facesse vedere. Non vogliamo tanto, ma almeno un pochino di solidarietà, perché quando vogliono i voti tutti corrono. E mentre i residenti cercano di ripristinare la situazione, purtroppo c'è chi se ne approfitta con atti di sciacallaggio. E quanto accaduto la scorsa notte in via Cecchi a Fano. Posizionano gli elettrodomestici al sole, con la speranza che il calore possa riportarli in funzione. E invece alcuni sciacalli ne approfittano e rubano lavastoviglie e lavatrici. È accaduto la notte scorsa in via Cecchi, in zona Sassonia, dove i residenti, già disperati per i danni provocati dal maltempo, al loro risveglio si sono accorti del furto. Questa notte sono venuti a portare via la lavastoviglie, la lavatrice, due lavatrici. Viene nel senso che ve l'hanno rubata? Sì, sì, l'hanno rubata, le abbiamo mucchiate qui, una poi era abbastanza buona, la volevamo fare rivedere, ma purtroppo è stato così. Poi, ancora incredulo, il signor Daniele ci ha raccontato quanto accaduto nella sua abitazione a causa delle forti piogge. Da dove veniva l'acqua? Dai pozzetti di scarico, dai tubi di scarico, dell'acqua bianca e l'acqua scura. Veniva su, la fogna era piena e da lì è andata a finire... Sullo scivolo mi ha allagato tutto, nel giro di 2-3 ore avevamo l'acqua che arrivava fino qui, fino al primo gradino. Poi quindi anche sotto vi ha rovinato tutti i mobili, tutto quello che c'era? Tutto quello che avevamo, la cucina, poi provvisoriamente ci dormiamo io e mia moglie perché abbiamo le figlie che si sono appoggiate qui in attesa di andare, di trasferirsi. Quindi abbiamo portato via il letto e poi qualcos'altro. Io sono rimasto così in tuta, i pantaloni, tutta la biancheria, tutto giù di sotto, abbiamo perso tutto. Non solo le abitazioni ma anche il litorale è stato martoriato dalle piogge ma anche dalle forti mareggiate. A Gimarra i clienti di uno stabilimento balneare si sono recati lì proprio per andare ad aiutare i gestori. Le mareggiate hanno devastato la costa, causando danni alle infrastrutture balneari. Gli operatori ora devono fare i conti con un litorale distrutto, cercando di sistemare, riparare e salvare tutto ciò che la forza delle onde ha rotto o non ha spazzato via. Diverse sono le spiagge messe in ginocchio e tra queste, come vi abbiamo mostrato nelle immagini di venerdì scorso, ci sono i bagni Creda. Quanti danni vi hanno creato qua? Non lo so. Non siete riusciti a quantificare? No, non ho idea. Non ho idea. E ha portato via la sabbia, corroso, adesso sono venuti fuori tutti gli scarichi, i pali, ha crollato tutte le passerelle, ha riempito il sottopasso, c'era l'acqua fino al soffitto. Dopo aver visto i nostri servizi, alcuni clienti hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di andare ad aiutare i gestori. Infatti, come ci spiega la signora Katia, i danni causati dalla mareggiata sono enormi e sarà necessario un duro e lungo lavoro per poter ripristinare, forse, la spiaggia che gestiscono da circa 50 anni. Qui c'era tutta una passeggiata con tutti i cemento e i lastroni, con tutti i fiori che io metto sempre tutte l'estate. Poi... Ha diretto tutto, non ci sono più il pavimento, non c'è, le cabine stanno per scendere. Qua c'era il ripostiglio del trattore, è stato salvato proprio perché già si stava rovesciando sull'acqua. Ha spostato lì il cassettone dove mettiamo tutta l'immondizia e ci è rimasto ruderi. Ha portato via anche le docce, addirittura ci sono delle barche che ha trasportato qua la forza delle onde. Ha portato via le docce, ha portato via i gazebi. Siamo in ginocchio. Sono ingenti anche i danni causati alla nave ristorante Scimitar del gruppo Pesce Azzurro ancorata nel porto di Fano. Il mare in tempesta ha rotto parte degli ormeggi, malgrado fosse assicurato con tutta la cura necessaria, e ha causato grosse infiltrazioni di acqua all'interno del locale. Sono ancora da quantificare i danni alle attrezzature e all'arredamento. Qualcosa avete già sistemato? Ci proviamo, per sistemare bene toccherà uscire magari dal porto e magari tutta la barca dal mare e vedere di rappezzare qualcosa. Quindi danni ingenti? Sì, qualcosa c'è da rivedere, da rimettere a posto, da revisionare insomma con quelli dei lavori, cosa si può fare anche più velocemente, però finché non si ferma il mare...
non si può uscire da qui. Sempre in zona Sassonia rimane chiuso al traffico Viale Ruggeri, completamente devastato dalla furia delle onde. All'anfiteatro Rastati invece il mare ha lasciato solo rami spezzati. Intanto la giunta comunale ha convocato una riunione per venerdì prossimo con le forze dell'ordine, la guardia costiera, i vigili del fuoco, la protezione civile e tutte le associazioni economiche di categoria e i comitati cittadini. Durante l'incontro, come ha riferito l'assessore al territorio Marco Paolini, si farà un primo bilancio della situazione e si stabilirà l'ordine delle priorità con cui procedere agli interventi. Si partirà da una quantificazione dei danni subiti dal patrimonio comunale, come la passeggiata di Sassonia, e da quella per accertare i danni dei privati. Poi si presenterà una richiesta congiunta insieme al Comune di Pesaro e alla provincia dello stato di calamità. Il presidente della Regione Marche, Gianmario Spacca, ha chiesto al governo la dichiarazione dello stato di emergenza per il maltempo che ha devastato le Marche a partire dal pomeriggio del 4 febbraio scorso. Le lettere sono state inviate al presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, e al capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Gabrielli. Il vescovo di Fano Armando Trasarti questa mattina si è recato all'ospedale Santa Croce per la consueta visita ai degenti e al personale sanitario in occasione della 23esima giornata mondiale del malato. Dunque nello stesso ospedale si recherà domani mattina alle 9, poi il vescovo incontrerà i pazienti del nosocomio di Pergola giovedì 12 febbraio alle ore 16, dove celebrerà una santa messa, così come lunedì 16 febbraio alla stessa ora all'ospedale di Fossombrone, mentre martedì 17 si recherà in quello di Cagli. Forza Bruno vince anche questa partita, è la scritta stampata sulle magliette indossate domenica scorsa dai giocatori della squadra allenata da Bruno Ordonselli, classe 1960, grande appassionato di calcio e mitico allenatore di tanti giovanissimi che con lui hanno imparato a giocare a pallone. Qualche giorno fa Ordonselli si è sentito male, si è accasciato a terra mentre stava allenando i suoi ragazzi. Sono seguiti attimi di paura, poi il trasferimento d'urgenza all'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove è stato operato per una emorragia cerebrale. L'operazione è riuscita e Bruno sta meglio. Ad attenderlo ora ci sarà un percorso riabilitativo prima di poterlo rivedere di nuovo nella panchina da mister. Invece nello scorso fine settimana la polizia autostradale di Fano è intervenuta nella 14 tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord per soccorrere un 71enne di Macerata. L'uomo, che camminava in prossimità dello spartitraffico New Jersey Centrale, era in uno stato confusionale con i sintomi di un principio di ipotermia. L'anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale in ambulanza. Nonostante i problemi creati dal maltempo, ieri il sole è tornato a baciare la città del Carnevale. La giornata è partita ieri mattina con ben 500 piccoli studenti che hanno sfilato in Viale Gramsci mascherati. Un fiume di 500 piccoli studenti della città ha colorato Viale Gramsci per la quarta edizione del Carnevale dei Bambini, in programma nelle mattinate di ieri e di quella del 15 febbraio dalle ore 10. Sono quattro gli istituti che da mesi hanno lavorato alle maschere e alle coreografie, che hanno riempito di sorrisi ma anche di riflessioni la manifestazione. Insieme ai bambini, scortati da migliaia di genitori e visitatori, hanno percorso il Sambodromo Fanese anche i carri di seconda categoria e gruppi di animazione danza Happy Days e quello del Damaniera. Dopo l'apertura del corteo della banda Città di Fano, che da piazza 20 settembre ha trascinato il pubblico fino alla via del Carnevale con il carro dei piccoli Pinocchio e del pupo 2015 il Bugiardon, hanno sfilato circa 75 bambini dell'istituto comprensivo Padalino, scuola elementare Luigi Rossi, e le loro insegnanti con la mascherata Finché la scuola va. Decine di piccole barche con le loro reti da pesca si sono alternate insieme ai piccoli marinai a sotto sottolineare le difficoltà in cui versa il mondo scolastico italiano.
A seguire sono stati 100 alunni del circolo didattico San Lazzaro, le scuole primarie Corridoni e Dieci Oraggi, che insieme alle docenti hanno rappresentato l'arcobaleno di doni carichi di valori colorano il carnevale. Ispirati dalla figura del Mahatma Gandhi, hanno interpretato la poesia Un dono per regalare un sorriso a chi non l'ha mai avuto. In pista anche due sezioni della Scuola dell'Infanzia San Sebastiano di Bellocchi, dell'Opera Don Orione per una colazione sull'erba, vari tipi di alimenti che fanno mantenere il corpo sano e in forma, a ricordare che si può imparare divertendosi. Altre due sezioni dell'asilo di Marotta e delle maestre Pie Venerini hanno sfilato in un corteo con un'emozione, come ricorda il titolo della mascherata, in cui tanti piccoli folletti hanno rappresentato le varie sensazioni che i bambini vivono, ma che spesso fanno fatica a raccontare. Non sono mancati all'appello i Cesarini, il gruppo di genitori e figli della scuola montese di Sant'Orso, a bordo di piccole bighe con romani in miniatura. Invece la sfilata dell'UNICEF, intitolata Piccoli Arabiti Crescono, realizzata dal Comitato Provinciale, ha ricordato il diritto di ogni bambino ad avere un'identità, grazie anche alla musica improvvisata suonata con gli strumenti della musica arabita. La strampalata banda che ha fatto la storia di Fano è stata protagonista anche della mascherata del centro di aggregazione Gas Gas Arabito. A seguire è stata poi l'allegra e colorata peperonata di Casa Penelope. I più piccoli hanno sfilato dunque lungo il percorso in tutta sicurezza tra musiche e coreografie e hanno potuto cimentarsi nei giochi preparati in vari punti di animazione, dai laboratori dedicati alla creazione di costumi al trucco al Bovin Marche Lab, uno spazio ludico e didattico in cui hanno esplorato il mondo dell'alimentazione sana, hanno conosciuto gli animali e la genuinità della carne. Insomma, un modo alternativo, divertendosi, di poter imparare ed apprezzare la storia delle tradizioni. Nel pomeriggio invece sono state circa 40.000 le persone presenti in Viale Gramsci con una distesa di prendigetto che hanno riempito il secondo corso mascherato. Sole, colori, un getto dolcissimo, centinaia di famiglie in maschera e ancora una volta una distesa di prendigetto. È stata questa la risposta al maltempo che ha colpito Fano e tutta la provincia nei giorni scorsi. Infatti, nonostante i danni subiti da residenti e imprenditori, non è mancata l'allegria e la partecipazione alla seconda sfilata del Carnevale di Fano. Favolosa baciata dal sole, meglio di così non si poteva. Oltre 46.000 persone hanno gremito il centro storico di Fano e tuttavia Viale Gramsci, è proprio vero, oggi è stato straordinario il nostro carnevale, sempre più bello da vedere e soprattutto oggi è stato gustosissimo. Secondo gli organizzatori sono stati circa 45.000 i visitatori che hanno affollato Viale Gramsci, le tribune e le poltroncine con un tutto esaurito. Tra di loro anche tanti gruppi di turisti provenienti da ogni parte d'Italia. Non è una parrucca, ma mi sono tinto i capelli di rosa. L'ha fatto solo per il carnevale di Fano. Normalmente vado via così. La folla ha riempito la città sin dal mattino con le mascherate preparate da circa 500 studenti delle scuole fanesi, mentre il pomeriggio è iniziato alle 14.30 con i maestri del buon umore fanesi che tribuna dopo tribuna e con semplici esercizi di vocalizzazione sono riusciti a far divertire il pubblico con lo yoga della risata, a cui è dedicato il convegno spettacolo in programma lunedì 16 febbraio al Teatro della Fortuna. È stata poi la volta dei carri che con la loro maestosità hanno affascinato il pubblico, ad iniziare dal Pupo e il Bugiardon e dai carri di seconda categoria, Tedag e il Burdet e Allegria, e dalle mascherate, i Mignon, Costa Parchi, Caccia Grossa di Acqualagna e le bici di Monte Granaro. Nasoli in su, infine, per i giganti da 18 metri nati dalla creatività dei maestri fanesi e che quest'anno raccontano non solo i problemi risolti della città, dal dragaggio del porto all'ospedale unico, dalla fusione delle aziende municipalizzate alle centrali biogas, ma anche l'arte della carta pesta, il mare, la moretta e i piatti tipici fanesi. Non manca il premier Matteo Renzi che troneggia su un surreale paese delle meraviglie. Insieme a questo anche Halloween Circus Party 2015, la forza delle maschere e le battaglie del Metauro che hanno sfilato per il giro di presentazione della suggestiva luminaria e del getto, il caratteristico lancio di dolciumi sulla folla pieno di quintali di cioccolata. Yeah.
far ballare e cantare il pubblico invece è stata la musica rapita, il carro più pazzo della manifestazione guidato dal maestro Daniele Gaudenzi e dalla Borghetti Bucaron Band con il loro inno del Carnevale 2015 Avanti e in tre. A vincere i premi per i palchi più belli invece sono stati il 35-36, meno Parlamento, Pagliaccio più divertimento, il 29-30, uno zoo in fuga e il palco 47, una mela al giorno ci toglierà qualche politico di torno. Per concludere, la manifestazione ha rispettato il suo tradizionale appuntamento con la fortuna in piazza 20 settembre. Dopo lo spettacolo musicale degli Shampoo, grazie alla collaborazione con il comitato Apriamo il Centro, sono stati estratti e già individuati i vincitori della lotteria del Carnevale, una kermesse ancora ricca di appuntamenti all'insegna dello sport, della cultura, del divertimento e della solidarietà. Oggi è stata una giornata straordinaria, tantissima gente, ma non dobbiamo dimenticare che dietro un evento come questo ci sono tante persone che ci lavorano. E allora voglio ringraziare tutti coloro che hanno prestato la loro opera, a cominciare dai volontari della Protezione Civile che hanno fatto un lavoro straordinario, i volontari della Croce Rossa che sono intervenuti in diverse circostanze, i Vigili del Fuoco che tutelano la nostra sicurezza, la Polizia Municipale, tutti coloro che oggi hanno reso possibile il buon funzionamento e hanno fatto sì che la gente si sia divertita in tranquillità. Lo speciale dedicato al Carnevale di Fano lo trasmetteremo domani sera. Ora invece cambiamo argomento, passiamo allo sport, al derby tra l'Alma Juventus Fano e la San Benedettese. Uno scontro diretto fra le seconde che ha visto trionfare i Granata grazie al gol de Bomber Sivilla. È tutto pronto per l'inizio della contesa. Alma Juventus Fano in maglia bianca, San Benedettese in maglia rosso-blu nei colori tradizionali. Prova a puntare Marconi, oggi preferito a Moretti, non c'è Clementi, il cross intanto, attenzione, Ginestra fa buon agguato. Eravamo Alma senza Clemente, impegnato a Viareggio. Corner per l'Alma, una manna per Davide Borrelli, il cross di Davide, parabola. Dalla parte opposta c'è Nodari che mette nel mezzo il tiro di Lunardini al volo. Avanza Borrelli, avanza Davide, palla sul destro, mette nel mezzo Borrelli, Marani troppo sul portiere. Va giù intanto Marconi, attenzione, c'è il cartellino rosso per un giocatore della Samb con Marconi che viene steso da un dritto e la Samb rimane in 10, attenzione, svolta della partita. Al minuto decimo nel corso del secondo tempo, barriera a 3 di Paolo Ginestra, il tocco di Paulis, colpo di testa di Tozzi Borsoi. Andrea Sivilla, Andrea Sivilla, Andrea Sivilla, 1-0. 1-0, corsa, attenzione, la palla è lì, attenzione, è finita, Alma Juventus Fano batte San Benedettese 1-0, la rete di Andrea Sivilla al 23esimo del secondo tempo. E gli ultimi appuntamenti del progetto Quartiere in Sicurezza sono previsti per martedì 10 nella sala parrocchiale a Finile di Fano e giovedì 12 febbraio alla cooperativa Tre Ponti per la serata conclusiva. Le iniziative in cui verranno spiegati utili consigli e accorgimenti sul tema della sicurezza sono aperte alla cittadinanza e avranno inizio alle 21.15. Bene, sono le 20.54 per questa edizione del nostro telegiornale. È tutto, fra poco trasmetteremo integralmente la partita dell'Alma Juventus Fano con la telecronaca di Sergio Catalani. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.